capodanno, papà! Ehi, mia figlia. Un film quanto mai d'attualità, come conferma la cronaca recente con la storia di Sana Chema, una giovane bresciana di origini pakistane uccisa dai parenti perché voleva sposare la persona che amava e non quella scelta dalla famiglia. È nei cinema dal 3 maggio Cosa dirà la gente, il film presentato al Toronto Film Festival, distribuito in Italia da Lucky Red e diretto dalla regista Hiram Haq, che racconta la sua storia, una storia di oppressione molto simile a quella di Sana Chema. Non ne mangiate troppi. Insomma, dove sei stata? Non hai visto che ora era? La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la perfetta figlia pakistana. Ma quando esce con gli amici, è una normale adolescente norvegese. Quando però il padre sorprende Nisha in intimità con il suo ragazzo, i due mondi entrano violentemente in collisione. I suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan. Qui è tutto già organizzato. Cosa ha organizzato? Non vuoi abbracciare tuo padre? Lì, in un paese in cui non è mai stata prima, Nisha sarà costretta ad adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre. Imparerai a comportarti come si deve! Sia! Sono qui per conoscere la cultura dei miei genitori.